Radio Caos nasce nel 2009, da tre amici che per giocare hanno iniziato a fare questa web radio e nel giro di 6 anni siamo riusciti a farla diventare un vero e proprio lavoro che ci sta dando anche delle soddisfazioni non indifferenti. La radio che va sull'etere ha l'Auditel, una web radio come riesce a calcolare quanti ascoltatori la seguono? Beh, diciamo che la web radio già, è sfortunata, tra virgolette, rispetto all'FM, perché se uno non la conosce, difficilmente la trova su internet, perché internet, come sappiamo, è un mare infinito di roba. Però, gli ascolti, avendo il canale internet, appunto, ce li dà un server. Noi ogni giorno andiamo sul server e monitoriamo ora per ora, l'affluenza e la provenienza, soprattutto, degli ascoltatori. Il sottotitolo di Radio Caos potrebbe essere Radio in vetrina, perché Antonio? E beh, Radio in vetrina è evidente perché siamo a piano strada, la sede della radio è un vero e proprio negozio, qui c'era un'agenzia immobiliare prima di noi. E abbiamo fatto questa scelta perché secondo me il modo migliore per far toccare la radio è mettersi in mezzo alla strada, stare in mezzo alla gente, farsi vedere e mettersi anche in gioco perché non è facile stare davanti alla vetrina e avere gente che passa davanti, cioè, è un modo proprio completamente diverso di concepire la radio.